C'è una persona nella tua famiglia alla quale hanno dovuto mettere, perdonami la bruttissima espressione, dei bulloni, delle viti sul corpo. Mia madre, eccola qua. Alla colonna vertebrale, ha dei ferri. Meritati applausi. Eliana Angela Fabiano, oggi è il mio compleanno, l'anno esatto, eccoti qui, 1970. Allora, tutta la tua vita è stata centrata su una perdita di padre. Quando tu sei nata ci fu un lutto, può essere prima, può essere dopo. Sai il fatto che ti chiami Eliana, che significa Elio no, l'energia del sole. Avevamo bisogno del papà, ma se n'è andato o qualcuno non è stato riconosciuto. Angela è colei che rimpiazza qualcuno che se n'è andato. Con la numerologia che io ho qui davanti può parlare della morte del padre e del papà. I miei nonni sono morti prima che io nascessi, 3 anni prima. Merito l'applauso. Mi merito l'applauso. Fatti fare massaggi all'anca sinistra, anche se per te magari dici no, mi fa male la destra, quella è in riparazione, perché il dolore è l'inizio di una guarigione. Si fa male. Siccome ti ho sgammato un conflitto fisico, applausino. C'è una persona nella tua famiglia alla quale hanno dovuto mettere, perdonami la bruttissima espressione, dei bulloni, delle viti sul corpo. Mia madre, eccola qua. Alla colonna vertebrale, ha dei ferri. Meritati applausi. Mi dispiace per tua madre, non so cosa vuol dire. Allora, 34 anni, c'è un acquisto, presumo un'auto, ma non necessariamente tua, di qualcuno che però entra in risonanza, quella che viene chiamato neuroni specchio. Sì, c'è una macchina, io la prendo per buona, quello che mi hai detto. Comunque, intanto, meritato applauso. Allora, hai però dimostrato una cosa, che nel momento in cui nasci, rinasci, però hai paura. Quando una persona nasce vicino a un lutto, la paura è: ho fatto nascere qualcosa, l'acquisto di un'auto, potrebbe morire qualcuno. In realtà è nato un figlio, hai un programma che tu stai anche vincendo. Se è vero, ho paura di realizzare, rischiare, perché ho sempre speso in corsi e spiritualità. Ascolta, ma avete in mente di comprare una casa per caso? Perché io sto vedendo un cambio di casa. Dove abita mia madre, che sarà di mio fratello e mia. Da quello che hai scritto non dico niente. Tranquilla che è proprio così, è proprio così.